Al via la rassegna Horror Emotion, lo spin-off di Cartoomix 2011, dall'8 all'11 marzo al centro congressi della provincia di Milano in via Corridoni. Fuori salone, no? Un'anticipazione se vogliamo, proprio nella considerazione che il linguaggio dei cartoons è un linguaggio che è vivo al di là dell'età, cioè ad esempio io seguo. Ah, io Tex Willer, devo dirlo come mio preferito in assoluto, però è un linguaggio che ho visto anche con i giovani ragazzi, è ancora estremamente vitale, oltretutto con la tecnologia nuova, gli effetti speciali, vediamo anche nel mondo del cinema questa evoluzione di disegno e di effetti speciali sta dando un prodotto unico. Arriva uno speciale dedicato al fumetto, un fuorisalone del fumetto, mi piace chiamarlo così. Noi ospiteremo al centro congressi della provincia di Milano uno spin-off dedicato quest'anno a Horror Emotion perché festeggiamo i 25 anni di Dylan Dog, quindi una data molto importante, un appuntamento che precede Cartoomix. Questo sarà un appuntamento fisso nel calendario milanese proprio perché intendiamo rilanciare l'arte del fumetto. Il fumetto è bellissimo, per questo abbiamo voluto fare anche un libro sui 150 anni della provincia Fumetti, a cui seguirà un'iniziativa che ha lanciato il Presidente, un libro in rosa sui 150 anni della storia delle donne lombarde, quindi grande attenzione a quest'arte bellissima. Noi abbiamo contribuito perché abbiamo coinvolto le nostre scuole superiori. I ragazzi hanno aderito con entusiasmo anche perché i fumetti hanno sempre un grande impatto emotivo. E in particolar modo Dylan Dog è importante anche a livello educativo, io credo, perché ha una personalità fuori dagli schemi e quindi insegna anche ai ragazzi a comportarsi non in maniera omologata, ma a tirar fuori, insomma, il meglio di sé. Il valore aggiunto di un fuorisalone è il fatto che a Cartoomix, per sua natura in fiera, certe cose non si riuscivano a fare, come le proiezioni, come certi incontri che hanno bisogno di un'atmosfera un pochino più rilassata e non il grande bailamme bellissimo, ma è per certe cose assolutamente invadente della fiera. E quindi abbiamo creato questo spin-off di 4 giorni e poi ci sembrava molto bello cominciare con la celebrazione dei 25 anni di Dylan Dog, a cui abbiamo dedicato una giornata intera, per cui il valore aggiunto sono incontri che in fiera difficilmente si potevano fare, ospiti che sarebbero stati persi nel grande bailamme appunto della fiera e proiezioni di film nuovi, inediti, rarità, cose ritrovate sottotitolate ad hoc, eccetera, eccetera, un po' di sorprese. Un appuntamento imperdibile di questi 4 giorni al centro congressi? Vabbè, è abbastanza, come dire, abbastanza scontato, però decisamente la tavola rotonda delle 4 del pomeriggio del 10 della giornata di Dylan Dog, perché ci saranno veramente tanti ospiti, fra cui Mignacco Barbato, Angelo Stano, il creatore grafico di Dylan Dog, Federico Zampaglione e si spera un sacco di altri ospiti a sorpresa che devono ancora confermare la loro presenza.